Una dichiarazione di intenti unica sul territorio nazionale, 10 firmatari, l'impegno per promuovere e incentivare nel mondo del lavoro il principio della genitorialità condivisa e contrastare la discriminazione femminile. L'iniziativa, promossa dalla consigliera di parità della provincia di Lecco, Marianna Ciambrone, è stata accolta con entusiasmo dai firmatari, convinti che fare sistema sui temi importanti per i lavoratori sia fondamentale, soprattutto alla luce dei dati post-pandemia. La disoccupazione femminile sul territorio lecchese è raddoppiata negli ultimi 3 anni, raggiungendo livelli ben oltre la media europea. È stata firmata un'importantissima dichiarazione di intenti e i sottoscrittori sono, a parte me, tutte le associazioni datoriali della provincia, quindi Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, API e le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Si sono uniti alla sottoscrizione anche il CPO dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, quindi il Comitato Pari Opportunità, e il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco. Che cosa prevede la nostra dichiarazione di intenti? Prevede l'impegno alla condivisione della genitorialità, cioè ogni donna, ogni mamma del territorio lecchese che avrà necessità di richiedere alle aziende strumenti quali la flessibilità nel proprio rapporto di lavoro, il part-time, delle giornate di smart working, quindi tutto ciò che attiene alla cura e alle esigenze familiari, alla cura dei minori, la provincia di Lecco è pronta a aiutare queste situazioni, ma la novità sarà anche sentire il padre e quindi l'azienda del padre in modo da cercare una soluzione condivisa che non gravi solo su quelle aziende e quei datori di lavoro che hanno nel loro organico una grande mole di presenze femminili. Questo perché? Perché la lotta alla discriminazione siamo convinti che debba necessariamente passare dalla condivisione della genitorialità. L'impegno per un cambiamento, innanzitutto culturale, parte dall'educazione dei più giovani. Unitamente all'avvocata Monica Rosano, presidente del CPO, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, stiamo proprio cercando di portare questo messaggio nelle scuole del territorio, perché appunto già in tenera età si comprenda che la maternità viaggia insieme alla paternità e purtroppo anche nelle nuove generazioni questa è ancora una questione da affrontare, da far comprendere e soprattutto da radicare. Il tavolo si impegna a riunirsi ogni 6 mesi, prossimo step, il coinvolgimento delle istituzioni.